contare disclosure fees, come gli evasori italiani nascondono i soldi in Svizzera. Questo video mostra alcune strategie usate dagli italiani con conti neri in Svizzera o con conti fiscalmente neutrali in Svizzera, si dice anche così. Come si nascondono i soldi evasi dal fisco? Quali sono le strutture offshore più usate per nascondere i soldi? Funzionano? Non funzionano? Buongiorno, sono Enzo Caputo con Swiss Banking Lawyers.com che vi parla da Paradeplatz, Zurigo. Prima di tutto bisogna separare i soldi legalmente dichiarati da quelli non dichiarati al fisco. Ci vuole una separazione, soldi dichiarati, soldi non dichiarati. La regola principale è di non contaminare il patrimonio dichiarato con pagamenti che derivano dagli averi non dichiarati. Questa contaminazione è gravissima. Mai fare pagamenti. Mai fare un trasferimento dal conto nero verso un conto ufficiale. Il patrimonio fiscalmente neutrale o il patrimonio nero, cioè quello nero, è mantenuto da un trust o una fondazione di famiglia del Panama o del Liechtenstein che funziona come una holding company. Questa holding company, cioè questa fondazione di famiglia, questo trust, ha un regolamento che regola la successione del capitale occulto. Indipendentemente dalla successione ufficiale nel paese di residenza. Perché? Perché deve regolare la successione del capitale non dichiarato. Il trust detiene, abbiamo detto, una società offshore, una cosiddetta underlying company, trust, società offshore, underlying company. Spesso la società offshore è una BVI company, una British Virgin Island company che detiene il conto in Svizzera. Non è mai il cliente direttamente a suo nome, è una BVI company. Ma può essere anche una società svizzera con azioni al portatore o una società del Panama. Il contratto di apertura conto lo firma il direttore nominee della società offshore delle British Virgin Islands e mai direttamente il cliente. La firma del cliente non compare mai. Solo sul formulario A appare il nome del vero cliente, cioè del beneficiario economico, cioè del beneficial owner. Terminologia molto importante questa. È il nominee director che dichiara il nome del beneficiario economico o beneficial owner alla banca mediante formulario A, cioè è il nominee director che firma il contratto con la banca. La combinazione delle azioni al portatore con il segreto bancario è una strategia micidiale per occultare e proteggere il patrimonio. I direttori delle società offshore sono cosiddetti nominee directors, che sarebbero direttori fiduciari e non veri direttori che gestiscono una società operativa. Non hanno niente a che vedere con i veri direttori, sono solo nominee directors. Non finisce qui. Anche gli azionisti delle società offshore sono cosiddetti nominee shareholders, cioè azionisti fiduciari. Il nome del cliente, che è il vero beneficiario economico, non compare mai, ma è sempre mantenuto, blindato e protetto e occulto. La Svizzera è ancora uno dei pochissimi paesi al mondo che possiede ancora le cosiddette azioni al portatore, le cosiddette bearer shares. A causa dei ricatti dell'Europa Unita, delle pressioni enormi dell'Europa Unita, i giorni delle azioni al portatore sono contati. Non ci saranno ancora per lungo tempo. Le richieste di gruppo che l'Italia tiene già pronte nel cassetto mirano al beneficiario economico, cioè al beneficial owner, che è la figura più importante sul mitico formulario A. Chi ha ancora soldi in Svizzera, anche occultati da strutture offshore, sarà scoperto al 100%, o con le richieste di gruppo o al più tardi con lo scambio automatico di informazioni. Ti posso solo raccomandare di non perdere tempo ora. Approfitta ora dei benefici della Voluntary Disclosure BIS e falla con noi, subito. Questa è veramente l'ultima chiamata. Se vuoi sapere quanto ti costa fare la Voluntary Disclosure BIS, telefonami subito al numero qui indicato e calcoleremo insieme quanto ti costa fare la Voluntary Disclosure BIS. Ti offro una consulenza telefonica gratuita del valore di 250 euro in totale confidenza. Non esitare, fai il primo passo, prendi adesso in mano il telefono e telefoni adesso, senza impegno. Ti garantisco che ti sentirai molto meglio dopo aver telefonato con me. Ti auguro una bella giornata. Grazie dell'ascolto.